meglio incarnare subito invece il mio disegno. Così va pensando e già al dolce assalto s'apparecchia quando un gran rumor gli introna nell'orecchia. Dal vicin bosco sì. Un cavalier cristiano giunge davanti a sacripare. Di uomo gagliardo e fiero mostra sembiante, alto nerboruto ai tante. Subito gli si fa sotto sacripante. I due vengono all'armi all'istante. Sì. Cozzano scudi e spade e lance in resta, come fan cozzando i lampi in mezzo alla tempesta. Saette e spade cadono sull'usbergo, mazzate piombano sul davante e a tergo nell'aria sibilano le lame. Pendono, toccano, puntano, un si rialza, l'altro ricade, lampi e scintille dagli scudi scoccano. Nessun dei due indietreggia, nessun s'arresta, quando ecco con un mirabil colpo sacripante a terra resta. E l'altro cavalier se ne diparte. Se ne diparte! È che quando principio a guerreggiare m'assale una smania di voler tutti ammazzare. Meno male che qui si fa per scherzo, per giocare. Ma tu vedi come nelle guerre vere com'è facile arrivare a goderne il massacrare, eh? Finito sto rimare in are? Sì. Era solo per prendere fiato e respirare. Ah. Perdona la digressione, andiamo avanti. Dicevamo che a terra resta sacripante e che l'altro cavalier se ne diparte. Caltri non è. Caltri non è. Che la bella Bradamante. La bella Bradamante. Una femmina. Travestita da guerriero. Una donna col ciniero. Con ciniero e con corazza. Che in man sua tiene la mazza. Che ti prende e ti strapazza. Che ti prende e ti spupazza. Che ti prende e ti scamazza. Ti scamazza e poi ti prende. Se ti arrendi lei s'offende. Se la sfidi si riaccende. Le sue ire sono tremende. Di furor sempre risplende. Per il collo lei t'appende. Se te la so... Non mi viene in mente la rima. Niente. Non mi viene in mente niente. Vabbè, va. Ma... Andiamo avanti. Sconfitto è stato dunque sacripante non da uomo, ma da donna pugnante. L'hai visto? È accaduto orora, proprio in quest'istante. Che a terra lo lascia, vergognoso di rossore, di lui più gagliarda nel furore. Vista la piega che prende l'andamento, meglio per Angelica non sprecar più altro tempo, metterla lì ai piedi e volar via col vento. Tanto più che sta tornando Ferraù e dietro di lui corre Rinaldo con il lucente brambo. Ah, Rinaldo arriva finalmente in gran volata e allora adesso ti racconto la storia che prima avevo rimandata. La storia di Rinaldo e del suo per la bella Angelica innamoramento. È arrivato il momento, ah. Siediti. Ti racconterò la storia della fonte fatata. Quale fonte? Una fonte bifronte e assai fetente. Ah. Una fontana nel bosco c'era di acqua limpida e sincera che a dissetar le gole